stata una giornata che è stata la fine, il culmine di un percorso che è iniziato da un paio di mesi con iniziative e vari incontri sul territorio. L'obiettivo era quello di sensibilizzare e informare su questo raduno, su come questo raduno porti avanti una visione revisionista e mistifichi la storia, l'uso e il consumo di un'apologia del nazifascismo. Tutto questo con appunto l'obiettivo di informare e sensibilizzare su questo raduno principalmente le persone che questo territorio lo vivono, lo abitano e che si devono subire ogni fine maggio di ogni anno, ormai da più di 20 anni, questa calata di fascisti da zone esterne alla valle, che vengono lì a fare questa cosa che è stata definita da più parti una pagliacciata fascista, e quindi ci sembrava doveroso non solo contrastare ma fornire alle persone della zona la possibilità di esprimere il proprio dissenso. L'idea di andare su a fare questa marcia sul monte con questi fascisti assediati dalla polizia, una sorta di cordone sanitario, era un'immagine che ci dava, che poteva sottolineare l'estranità di questi personaggi rispetto al contesto in cui andavano, in cui vanno ad operare e in cui vanno a celebrare questo raduno. L'immobilismo delle istituzioni si può spiegare solo con due approcci, che sono o la connivenza o l'ignavia, cioè la paura di scatenare un problema maggiore. Il percorso non finisce con la giornata di oggi, anzi, il percorso dalla giornata di oggi prende lo spunto per andare avanti, perché se si arriva ancora ad oggi, è capitato di alcuni abitanti di Rovetta che dicono, nonostante siano contrari al raduno, che comunque c'è la possibilità di una equiparazione tra repubblichini e partigiani, significa che il lavoro da fare è ancora tanto e si inserisce nella cornice del revisionismo nazionale, quasi nazionale praticamente, quindi il lavoro è tanto e non si ferma a questa giornata, ma va avanti, e va avanti anche con l'obiettivo che l'anno prossimo questo raduno verrà contrastato, se non nelle stesse modalità in cui è stato contrastato in questo modo, di certo con la stessa determinazione, se non maggiore. La sua strada gelata, la croce avvicinata, lo sa, ora e poi.